È passato un anno dalla romantica avventura del contadino cerca moglie. Il programma che ha fatto innamorare 72 coppie e nascere 135 bambini in tutto il mondo lascia il segno anche in Italia. Tu mi hai scelto, io ti scelgo. E me lasci senza parole. Comincia una nuova vita insieme a te. La mia vita è cambiata come il giorno e la notte. E da lì sono successi in pisci quelli seri. Questa è la storia di Manolo e Jennifer. Bravo. Iniziata grazie a una mamma preoccupata per il figlio single. Questo è molto caruccio. Carina, gagliarda. Ho scritto questi mail non sapendo poi che andava a finire così. Buongiorno. Ciao. Mi sento protetta. Adesso avere una persona che si prende appunto cura di me è bellissimo. Sono cambiati sguardi tra me e lei. E se volevamo andare avanti c'era bisogno tra noi due un cambiamento. E sto pancione invece? Sto pancione pesa. È entrata un'altra felicità dentro i nostri occhi. L'avrebbe mai detto? C'è stato qualcosa che è scattato e ho capito che tu non eri bugiardo, che tu eri sincero. Io e lei siamo due persone speciali, troppo speciali. Ma però il troppo non storpia, il troppo ci sta e ci sta tutto. Questo è il mio regalo per te. Volevo chiederti semplicemente una cosa. Se mi volevi sposare. Qui ho trovato la moglie, ho trovato una figlia, ho trovato quello che c'era da trovare. E qui si coltiva l'amore. E l'amore, cazzo, si è coltivato davvero. Ho scelto il padre di mia figlia e voglio che mia figlia sia orgogliosa di avere un padre come lui.